Il tuo marketing e la rete di vendita? Ahimè, oggi, ancora oggi, si trovano moltissime aziende che producono prodotti o servizi, si concentrano al massimo per produrre al meglio i prodotti e servizi, fanno investimenti nei macchinari o nelle persone per produrre al meglio prodotti e servizi e si fermano lì. Poi magari implementano una rete di vendita, uno o più persone, e dicono produzione, vendita. Adesso sei tu, cara rete, che devi vendere i prodotti che io ho prodotto. Ma ci sono delle frasi, proprio dei virgolettati, che sono: il mio compito è produrre, non è vendere. Frasi di questo tipo le ascolto spesso. Delirio totale. Produzione, marketing, vendite. Non puoi delegare alla rete di vendita l'attività di marketing. Facciamo un esempio molto veloce. Nel B2B i clienti sono identificabili. Identificabili significa conoscere il loro nome e cognome. Il numero delle aziende clienti potenziali tue, se ti occupi di marketing B2B, se i tuoi clienti sono di tipo business, sono imprese, i tuoi clienti hanno un nome, un cognome, sono un numero finito. Quindi il marketing della tua azienda, e non la rete vendita, dovrebbe fare delle attività push, di tipo direct, vado verso il mercato. Se tu pensi che queste attività le faccia la rete di vendita, se tu pensi di assegnare una zona a un commerciale e lui faccia il new business da solo, cioè vada a bussare le porte e fare attività commerciale, sei semplicemente 30 anni in ritardo. Quindi, poiché ci sono troppe aziende che la pensano ancora così, non perdere tempo, sappi che ti manca il reparto marketing, che ha la funzione di sostenere la rete di vendita, che lavorando in un contesto di questo tipo sarà certamente più performante, più efficace e si occuperà dell'ultimo miglio del processo commerciale, cioè chiudere contratti, trasformare le opportunità in contratti. Questo è il gioco vincente, la squadra vincente: produzione, marketing e vendite. Non bypassare, non fare produzione e vendite, perché semplicemente raggiungerai i tuoi obiettivi con 10 anni di tempo in più e non raggiungerai mai gli obiettivi che potresti raggiungere se invece crei un meccanismo produzione, marketing e vendite.